Episodio 2, parte 3. Il giardino di Chrysler. Là fuori, nella tundra, Lian ha scoperto chilometri di nuovi crateri nel ghiaccio. Collaudi di armi? I crateri? L'esistenza della sezione di sicurezza D e questo progetto di ricerca segreta della ChemSynth significano una cosa sola. La ChemSynth sta conducendo delle ricerche illegali. Ma come ha fatto la sezione rossa a venirlo a sapere? E perché ci tiene tanto a impossessarsene? La serra e il laboratorio idroponico di Chrysler sono da qualche parte qui sotto. Devo attraversare la sezione di sicurezza D per arrivare al portello di manutenzione che sblocca nell'area utilizzata da Chrysler. Abbiamo intercettato una comunicazione della sezione rossa. Black King sta piazzando delle trappole esplosive nei condotti. Mi resta poco tempo. Gabe Logan. Comunque è veramente il font utilizzato per scrivere è una merda. Si legge malissimo. Sono. Ehi, Chrysler, quanto tempo riesci a trattenere il respiro? Vaffanculo! Non me lo vuoi dire? Tanto credo che lo scopriremo presto, con le cattive. Ventilazione mal funzionante. Allarme. Oh! Necessita di keycard. Console non mi permette di attivare il sistema di ventilazione di emergenza. Devono aver bloccato i condotti superiori. Guarda se c'è un altro modo di aprirli. Beh, doveva essere per forza un qualcosa di... Chrysler, dov'è Freeman? Dove sono i dischi? Arrivi tardi. Lo hanno chiuso nella subestazione e stanno per farla esplodere. Oddio. Che diavolo è questo? Okay, Fox, dai. Teresa, controlla la topografia. Devi cercare una serra. E di a Lian di andare alla subestazione. Ci incontriamo lì. Ricevuto. Non appena riesco a ristabilire il contatto glielo dico. Sto guardando la pianta della sezione di sicurezza D, ma un'intera ala è stata oscurata. Sembra abbastanza grande per una serra. Non mi importa cos'è. Io spero solo che il disco ottico sia lì. Logan, chiudo. Merda. Chi ha chiuso il gas? Ah, ecco, vedi, questa è la keycard. Quindi qua sotto ci possiamo andare ora. Però tecnicamente posso andare anche... Maledetto. Tecnicamente io posso tornare anche indietro adesso, o sbaglio? Ah no, ma mi sa che era la porta questa qua, sì, ok. Abbiamo fatto il giro. Vabbè, era abbastanza prevedibile come cosa. Però dovevo provarci. Cosa volevi fare, Oh no! Minchia, ci sono le mine anche qua, ma vaffanculo. Che palle.
Che palle, mamma mia. Quindi ora mi devo aspettare le mine ogni 2x3? Fammi capire. Cioè, devo aspettare... Oh, attenzione. Ah, vedi? Prova nascosta. Questa non l'avevamo presa. Però vedi, sta cosa è un po' una mezza minchiata, perché... Praticamente, cioè, loro passano e non scoppiano, non succede nulla. Madonna mia. Apri il fuoco. Schifoso. È vero che mi ero dimenticato che effettivamente io posso... Cioè, posso targettare i nemici. Cioè, vedi, c'era praticamente una mina davanti all'ascensore. Mi hanno colpito. Porta bloccata. Qua devo aspettare che finiscono le fiammate. Fermo. Ah, minchia, questo è col giubbotto di proiettile. E un altro girdò. Allora, lì la porta è bloccata. Quella non è una mina. Quello... Ma no, ma che cazzo? Ma erano finite le fiamme. Niente, così, a caso. Ma vai, gira sta cazzo di telecamera. Attenzione. Oh merda. Aspetta, ma là che ci sono delle mine, eh? Cosa sono? Sì. Ah. Prova nascosta. Quella è un'altra mina. Qua ovviamente la scansione non funzionerà mai. Non ci riesco. Teresa, puoi farmi entrare tu? Sarà dura, ma forse posso fare qualcosa. Thank you.
adesso. Ma che cazzo? Si era incastrato nella texture. Vabbè, qua possiamo salire. Lì c'è altra gente che spunta, ma a me me ne frega niente. Quindi da qui non ci possiamo andare. A meno che stiano salendo. No, non li hanno fatti così intelligenti. Ah, ma qua sono ritornato. Ah, ecco, dovevo ammazzarli tutti. Vabbè, classico. Giustamente ti devono dare, diciamo, il muro. Teresa, ho trovato il disco ottico. Pare che quelli della sezione rossa abbiano beccato Chrysler proprio mentre stava copiando i file personali di Freeman. Riportami il disco e proverò a usare un codice di decrittazione. Ho sentito Leon, sta arrivando alla substazione. Dille di indagare, ma che non attacchi senza di me. Ricevuto. Merda, oh oh. Hai chiuso tu la porta di sicurezza? No, non ho capito perché è successo. È strano. Mi hanno fatto uscire dal sistema. Dammi un attimo per riaprire la porta. Oh oh. Arriva compagnia. Gioco, ragazzi, veramente voi non avete idea di quanto sia fastidioso. Voi non avete idea di quanto sia fastidioso. Anche perché poi ci sono le piante in mezzo che ti rompono i coglioni. Cioè sono anche senza munizioni praticamente. Ora ti voglio che con questo non posso neanche mirare. Ora mi metto a ridere se mi finiscono le munizioni. Che non è morto? Come ho fatto a non morire? Oh, alleluia. Tempismo perfetto con la porta. La sala è sicura. Ora mi dirigo alla substazione. Farai meglio a muoverti. Ascolta. Ho trovato Black King. Mio Dio, questo posto sta per esplodere. Non c'è tempo da perdere. Chiudo.